Dopo davvero tanto tempo, torniamo sul canale con una nuova puntata del corso di fotografia di base. Oggi analizziamo insieme le varie modalità di scatto che possiamo utilizzare per realizzare le nostre fotografie. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Mattia e come avete sentito nell'intro, oggi analizziamo insieme le varie modalità di scatto, che possiamo riassumere con una parola, PASM. PASM in realtà è un acronimo che integra al suo interno le iniziali delle varie modalità di scatto. Avremo quindi la modalità programma, la modalità priorità di diaframmi, la modalità priorità di scatto e la tanto temuta modalità manuale. Per iniziare però partiamo dal semplice e quindi iniziamo con la modalità programma. Questa è sicuramente la modalità più semplice da utilizzare. Infatti, quando scatteremo in modalità programma, sarà la nostra fotocamera a decidere in autonomia quale tempo di scatto e quale apertura del diaframma utilizzare sulla base dell'esposimetro. Questo rende la modalità programma la più semplice in assoluto. Infatti, non dovremmo preoccuparci letteralmente di nulla, se non della messa a fuoco. Questa modalità, come tutte le altre, è presente su tutte le fotocamere esistenti e in commercio, anche sulle compattine di fascia molto molto bassa e persino sui nostri smartphone. Procedendo, abbiamo poi la prima modalità semiautomatica, la modalità priorità di diaframmi. Girando la chiave della nostra fotocamera su A, quindi aperture, diaframma in inglese, entreremo nella modalità priorità di diaframmi, che ci darà pieno controllo dell'apertura del diaframma. I tempi, invece, rimarranno gestiti in maniera automatica dalla nostra fotocamera, che appunto cercherà di compensare l'esposizione sulla base dell'esposimetro. Questa modalità risulta perfetta in tutte quelle situazioni, magari dinamiche, in cui vogliamo avere pieno controllo sulla profondità di campo e quindi sullo sfocato della nostra scena. Ad esempio, io mi trovo molto bene ad utilizzare la priorità di diaframmi quando faccio street. Infatti, durante le mie brevi sessioni di street photography amo avere comunque un bello sfocato e per questo preferisco tenere diaframmi molto molto aperti. In questi casi, scattando in priorità di diaframmi, riuscirò ad avere il mio sfocato e allo stesso tempo non dovrò preoccuparmi dei tempi di scatto, che saranno gestiti automaticamente dalla mia fotocamera, che quindi cercherà sempre di ottenere la corretta esposizione delle mie fotografie. Questa modalità deve però essere controllata. Infatti, se noi andremo a chiudere molto il nostro diaframma, la quantità di luce che arriverà al sensore sarà sempre più ridotta. E quindi, per compensare, la nostra fotocamera cercherà di allungare i tempi di scatto. Se quindi ci troviamo in una situazione di scarsa illuminazione, i tempi di scatto potrebbero essere davvero molto lunghi, anche 1, 2, 5 secondi. E se siamo a mano libera e non abbiamo un cavalletto, le nostre foto saranno irrimediabilmente mosse. Ci vuole quindi un minimo di accortezza e di conoscenza per utilizzare questa modalità, che però ci permette davvero tanta libertà e sicuramente è molto più versatile rispetto alla modalità programma. Analizziamo ora la seconda e ultima modalità semiautomatica, la modalità priorità di tempi. Girando la ghiera su S, quindi shutter, tempo di esposizione in inglese, entreremo in questa modalità, che, come avrete già capito, ci permette di decidere in autonomia il tempo di scatto che utilizzeremo per le nostre fotografie e lasceremo che sia la nostra fotocamera a gestire automaticamente l'apertura del diaframma. Questa modalità ben si presta per tutte quelle situazioni dinamiche dove vogliamo avere pieno controllo sulla velocità di scatto. Un paio di esempi che mi vengono in mente sono la fotografia sportiva e i panning. In questi casi, infatti, vorremmo avere il pieno controllo sui tempi di scatto. Per la fotografia sportiva generalmente si utilizzano tempi molto molto lunghi per congelare l'azione. Al contrario, per ottenere il panning ci serviranno tempi abbastanza lunghi, di circa mezzo secondo. Utilizzando la priorità di tempi, potremo quindi impostare il tempo di scatto che vogliamo utilizzare direttamente in camera. E sarà proprio la nostra camera a compensare il resto dell'esposizione variando l'apertura del diaframma. Parliamo ora dell'ultima modalità, la tanto temuta modalità manuale. Sulla fotografia in manuale se ne sentono davvero di tutti i tipi. C'è chi dice che fotografare in manuale non serve assolutamente a nulla, ma c'è anche chi dice che finché non si sa gestire la fotografia in manuale, non si sa assolutamente fotografare. Per quanto mi riguarda, la verità sta nel mezzo. La fotografia in manuale ci permette di avere il pieno controllo sulla nostra scena e sulla luce. In questa modalità, infatti, saremo noi a dover gestire in prima persona ISO, apertura del diaframma e tempi di scatto. Questo, a primo acchito,
può davvero far paura e sembrare complicato e caotico, ma questo è proprio il bello della modalità manuale. Questa modalità, infatti, ci lascia piena libertà d'espressione e creativa, e senza questa modalità sarebbe davvero difficile, se non addirittura impossibile, realizzare determinati tipi di fotografia, come ad esempio la fotografia alle stelle, la fotografia sportiva di alcuni sport e ad esempio effetti particolari, come ad esempio il panning. A prima vista fotografare in manuale non risulta molto intuitivo, infatti non è così semplice capire come cambierà la nostra scena andando a cambiare tempi, ISO e diaframmi. Devi sapere che ho già realizzato diversi video sul canale che riguardano questi argomenti e ho realizzato un video anche su come impostare la tua fotocamera in manuale per scattare le tue fotografie. Se sei interessato ti lascio il video qui nelle schede e anche giù in descrizione. Mi raccomando, facci un salto. Le vere modalità di scatto sono finite, ma sulle ghiere delle nostre fotocamere spesso troviamo altri piccoli simbolini che stanno ad indicare le modalità di scatto secondarie. I nomi e i simboli variano generalmente da brand a brand, ma solitamente su tutte le fotocamere, soprattutto su quelle entry level, troviamo delle modalità come ad esempio la modalità fotografia di paesaggio, di ritratto, fotografia notturna, fotografia di sport. Queste varie modalità non sono altro che delle semplici varianti della modalità programma. Utilizzando queste modalità, infatti, la nostra fotocamera agirà completamente in maniera automatica e quindi deciderà autonomamente che tempi e che apertura del diaframma utilizzare per realizzare le nostre fotografie. Al contempo, però, la fotocamera utilizzerà dei preset, dei filtri preimpostati per quella determinata funzione. Ad esempio, per la fotografia di ritratto, la nostra fotocamera cercherà di rendere al meglio lo skin tone, quindi il colore della pelle, dei nostri soggetti. Al contrario, per la fotografia di paesaggio, la nostra fotocamera andrà a saturare di molto i colori della nostra immagine, per evidenziare al meglio i colori dei nostri paesaggi. Ancora, passando alla modalità sport, la nostra fotocamera si forzerà ad usare tempi di scatto abbastanza veloci, per cercare di congelare al meglio l'azione che stiamo riprendendo. Abbiamo poi la modalità scene, che solitamente ci permette di utilizzare dei filtri, in parte preimpostati e in parte modificabili, sulle nostre fotografie. E infine abbiamo la modalità panoramica, che, come si intuisce, ci permette di realizzare delle fotografie panoramiche direttamente in macchina. Personalmente ritengo queste modalità secondarie quasi completamente inutili. Nella maggior parte dei casi, infatti, si tratta solamente di varianti della modalità programma, che soprattutto non lasciano alcuna libertà al fotografo. Queste modalità infatti decidono autonomamente come esporre e come gestire il colore e la luce della nostra scena, e in questo processo il fotografo non ha alcuna possibilità di intervento. Se sei un neofita, il mio consiglio è di cercare di abbandonare le modalità secondarie e la modalità programma. Inizia a prendere la mano con le modalità semiautomatiche che abbiamo visto prima, quindi la priorità di tempi e la priorità di diaframmi. In queste modalità, infatti, dovrai occuparti di gestire solamente una delle componenti del triangolo dell'esposizione. In questa maniera potrai iniziare a fare esperienza e capire come cambiano le tue fotografie al variare dei vari parametri che compongono appunto uno scatto. Quando avrai fatto un po' di esperienza, potrai provare ad approcciarti alla fotografia manuale. Credimi, non ci vuole così tanto e fotografare in manuale non è poi una cosa impossibile, soprattutto quello di Arne Mirrorless. Fotografare in manuale, del resto, non è anche la miglior opzione per tutti i contesti. Infatti ci sono situazioni in cui le modalità semiautomatiche ti salvano davvero la vita. Oggi però non voglio dilungarmi oltre. Fammi sapere giù nei commenti se ti interessa un video nel quale approfondiamo in quali contesti è meglio utilizzare il manuale e in quali contesti invece le modalità semiautomatiche o addirittura completamente automatiche possono davvero aiutare. Spero che il video ti sia piaciuto e ti sia stato utile, e se è così fammelo sapere lasciando un bel pollicione in su, mi aiuterebbe davvero tanto per sostenere il canale. Ti ricordo di iscriverti e di attivare la campanellina, è davvero importante per sostenere e aiutare il canale a crescere. Noi ci vediamo presto e buona luce!